Nella guerra di Jugoslavia non ce n'è mai stati, quindi non possono essere partiti da lì. No, ma comunque gli americani vengono riforniti da qua, anche se sono in scenari di guerra. Non tutti, cioè la guerra del Kuwait, quella guerra lì sì, è passato tutto da Camp Darby. Kuwait, quindi finisce. Sì, va bene, capito, però siccome gli americani c'erano sotto altre insegne, però quando fanno rifornimento lo fanno attraverso questa barca all'epoca perché la rete classificata si scrive non c'è stato più nemmeno lo dicono gli americani stessi, cioè non è un segreto che no, se fosse fatti, lo fanno da 52 quindi, che caricano il problema secondo me da valutare sta anche in quello che diceva la collega, e cioè quando lei dice non è possibile che non esistano i tracciati radar, bisogna che li tirino fuori, ok? Io dico, sono d'accordo che non è possibile che non esistano i tracciati radar, e dico, in 25 anni non li hanno mai tirati fuori, e allora se non li hanno tirati fuori, un motivo per non tirarli fuori ce lo devono avere, e questa è una cosa che succede a Ustica, e che succede a Livorno. E allora una riflessione su questo punto va fatta. Non è che io vedo le trame, chiamiamole trame, ma non sono trame, dove non ci sono. Dico che la tragedia del Moby Prince è divisa in tre parti. La prima, si verifica la collisione, è un motivo per questa collisione ci deve essere. La seconda, non arrivano i soccorsi, non viene soccorso nessuno. Dovevano morire tutti, mi domando. La terza, tutti degli stagi, e sono tanti, io prima ve ne ho parlato di uno perché è nuovo, perché lo sappiamo oggi, perché sono stati desecretati documenti che facevano parte del lavoro di inchiesta sul diritto al pirova, che se no non l'avremmo saputo. Ma ce n'è altri sulla posizione della nave, la sparizione dei registratori Carmeua che potevano dirci gli ultimi movimenti della Moby Prince quali erano stati, ma ce n'è una riga. E io dico, queste cose non succedono perché capitano, non fanno parte dell'incidente, fanno parte di altro. Ed è altro che per poterlo mettere in moto in questi termini, in queste proporzioni, per tutto questo tempo, per farlo ci deve essere qualcuno che ha un potere importante, che è più del potere di un armatore, due armatori, cinque armatori, anche una compagnia di bandiera petrolifera come può essere la SNAM, perché guardate bene che lo smaltimento di rifiuti di cui vi parlavo prima, con tutto quel collegamento che non abbiate paura, non ve lo rifaccio, tra le società, tra via Favaro e via De Gasperi, doveva essere fatto su delle navi, non uno smaltimento fatto a terra, delle navi fattoria costruite, armate appositamente per smaltire i rifiuti in Somalia. E chi gestiva questo progetto, la progettazione, era l'ingegner Barucchello della SNAM. E capite tutti che se c'è una coincidenza, due coincidenze, tre coincidenze, cinque coincidenze, 10 coincidenze, 100 coincidenze, e forse ce ne sono di più, non le ho mai contate, è un po' difficile sostenere che sia un caso. Non si può essere in buona fede e con onestà intellettuale, secondo me, e affermare che si tratti di un caso. Certo, è una risposta, no, ma non ce l'ho con te, ma perché io... So il mestiere che si fa e come lo si fa, le responsabilità sono di chi lavora in ambito giudiziario, in ambito amministrativo, in ambito politico, forse anche nei servizi che dicevamo prima. Scusami, nel tuo ultimo articolo, quello del 10 aprile 2016, tu aggiungi un altro capitolo a questa ricostruzione che riguarda Agi Petruzzo e lo intitoli Nafta Fantasma. Di cosa si tratta? Beh, in due minuti è anche abbastanza semplice, qui sono carte giudiziarie, non c'è niente di particolare. Io parto dal
da quello che avete sentito anche stasera, e cioè il comandante Superina che chiama aiuto: capitaneria, capitaneria, la nafta brucia in mare. Ora, un comandante di petroliera non scambia il petrolio, il greggio per la nafta, ma poi lo ripete, qui non c'è, ma lo sappiamo, altre tre volte questo concetto di nafta, anche parlando a via radio con i vigili del fuoco. E guardate che tra nafta che brucia e petrolio che brucia c'è una grande differenza. Poi c'è la pettolina, ci è venuta addosso, la pettolina trasporta, fa piccoli trasporti di costieri di combustibili, e secondo me non è un caso, perché l'unico naufrago esposito del Moby Prince che è stato ripescato, purtroppo cadavere, come ha dichiarato il professore, se mi sfugge il nome, l'ho citato prima, il collega Vargagna, quando è stato interrogato in tribunale, anche questo io me lo ricordo, ha detto: sì, Esposito aveva nei polmoni una sostanza che avrei detto olio combustibile, e il presidente gli chiede: petrolio? No, avrei detto più nafta, aveva anche i vestiti intrisi. Credo che abbia nuotato a lungo prima di soccombere in uno spesso strato di nafta. E da dove viene la nafta? Se il serbatoio della nafta della petroliera Agip Abruzzo esplode 4 giorni dopo la collisione, quando il cadavere di Esposito è già stato recuperato da un pezzo, da dove viene questa nafta? Che nafta è? Ma è possibile che nessuno se lo chieda? La compagnia assicuratrice che ha pagato i danni dell'inquinamento di questo disastro, nel report che ha fatto, danni, si tratta di danni per miliardi, perché sono compresi anche i soccorsi dei mucchiatori, quindi non scrivono un report, come dire, farlocco, dicono che per molti mesi e per 130 km a nord del punto della collisione sulla costa di Livorno si è dovuti intervenire per rimuovere dalla costa ampi quantitativi di olio combustibile, che non è il petrolio, è la nafta, l'olio combustibile. Ma tutta sta nafta per chilometri, di quante tonnellate parliamo? Perché tutta la cisterna di petrolio che è stata colpita nella collisione c'ha dentro 2.000 tonnellate, non 20.000. E comunque quello era petrolio. E allora io dico: ma è possibile che di fronte a tutte queste cose, quando si trova una cisterna non inertizzata accanto a quella colpita dalla collisione, col portellino aperto e una manichetta che penzola tagliata evidentemente con un'ascia, nessuno si faccia delle domande? E mi chiedo ancora, parlando di scenari di guerra, rispondendo un po' anche all'invito del tema della serata, ma è possibile che nessuno si è mai chiesto com'è che tra le 22.30 del 10 aprile e le 12.30 dell'11 aprile, in un raggio di 150 km, esplodono due petroliere e nessuno in 25 anni si è mai chiesto se magari c'era forse da farsi qualche domanda? Perché non è mai più successo né prima né dopo che accadesse nel Mediterraneo, non nell'Alto Tirreno, una cosa di questo genere. Ma nessuno ha un minimo di curiosità per questa vicenda. Io ce l'ho. La mia web. E ce l'ho, Riferisce la mia web. All'Aven, sì. Riferisco alla petroliera Aven che l'11 aprile alle 12.30 esplode al largo di Genova. Ora io dico, per quello che ho sentito anche qui prima, devo anche spiegare le mie motivazioni. Cioè, io credo che per quanto i soccorsi possano essere stati in ritardo, per quanto l'armatore potesse aver trascurato la manutenzione della nave e creato un pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio, se non ci fosse stata la collisione, questa tragedia non ci sarebbe stata. E allora dico, si deve accettare la verità, ma tutta la verità. La verità sui soccorsi, la verità sulle condizioni e le trascuratezze rispetto alla manutenzione della nave, la verità sui motivi che hanno causato questo disastro.
perché non si può dire è stato un incidente navale e finire lì. Si deve dire un incidente navale causato da, non capite, si chiacchiera e si blattera danni della nebbia, perché un motivo bisogna trovarlo per spiegare la collisione, no? Secondo me è logico. E allora, siccome la nebbia non c'era, ormai a me pare, leggendo, avendo letto gli atti dei processi, quello che stiamo leggendo in commissione, la nebbia non c'era, allora qualcuno mi deve spiegare perché si è verificata questa collisione. Mi deve spiegare perché l'apparato radio proprio del Mobiprins non funziona, mentre quello dell'Asip Abruzzo lo sentono fino a Venezia che risponde. Qualcuno lo deve dire. Mi devono dire perché quella sera c'è un banco di nebbia, secondo gli investigatori, ed è questo il problema, secondo gli investigatori, secondo dei periti, secondo gente che lavora in questo mondo, una nebbia che viaggia, nebbia d'avvezione, che si forma solo intorno alla petroliera e che, guardate bene, rispetto alla costruzione che si fa nel processo di primo grado, si sposta in senso inverso alla direzione del vento. È una nebbia magica. Ma chi inventa queste cose? Chi le pensa? Chi le fa passare? Questa è la domanda che io mi faccio, e lo faccio, ripeto, per le mie motivazioni, che sono, vorrei che fossero chiare. Secondo me non è giusto, è una vergogna, è uno scandalo che i morti di questa strage e chi gli è sopravvissuto non abbiano la verità tanto quanto quelle di tutte le stragi che hanno preceduto questo evento e che lo hanno seguito. Perché in questo paese quando muore qualcuno non è mai colpa di nessuno. Dopo quanti anni abbiamo saputo la verità sulla strage di Brescia? L'ultima sentenza. Quest'anno. Sono più di 30 anni. Ma che paese siamo? Un paese così non è un paese dignitoso, no? E non possiamo neanche cavarcela dicendo gli americani non ci vogliono dare i tracciati radar. Non ce li vogliono dare e ci dicano per quale motivo non li vogliono dare. Perché questo è il problema, no? Noi possiamo riconoscere a uno Stato nostro alleato di avere diritto a una segretezza che ha delle caratteristiche di carattere militare. Lo possiamo ammettere, può non piacerci, ma lo possiamo ammettere, è una cosa logica. Ma ci devono dire che c'è un segreto di questo tipo, perché allora cominciamo a capire in che ambito e in che contesto si svolge questa terribile tragedia.